Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Zap. Nella puntata di oggi parleremo di un argomento che ci è stato chiesto da una studentessa che sta preparando la maturità in questi giorni e che ci ha chiesto appunto di approfondire questo argomento. Un argomento che vedremo è fondamentale per la storia del pianeta, ma in particolare fondamentale per la storia del nostro paese, dato che ci concentreremo in particolare sul caso italiano. L'argomento in questione è il boom economico, o miracolo economico, chiamatelo come volete, e ci dà anche l'occasione di continuare a invitare studenti, studentesse, insegnanti a contattarci e chiederci se vogliono ancora dei video specifici per preparare al meglio quest'ultima fase dell'anno scolastico e la maturità. Non temete, comunque gli Zap continueranno anche dopo la fine dell'anno scolastico. Quindi, come al solito, Zap File è il primo commento, mettiamoci la cintura e cagliamoci alla scoperta del boom economico negli anni 50-60. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, what anything means. Motore. Partito. Chuck. Azione. Parlare del boom economico ci obbliga a raccontare rapidamente cos'era successo finita la Seconda Guerra Mondiale. Il secondo dopoguerra, infatti, è un momento di cambiamenti epocali per il nostro pianeta. Basti vedere l'aumento della popolazione, ad esempio, un aumento rapidissimo che porterà la popolazione terrestre a raddoppiare tra 1950 e 1990. Si passerà da 2,5 a 5 miliardi e sappiamo che oggi tutto questo è in continua espansione ancora. Tutto questo grazie anche a un calo di mortalità legato ai progressi della medicina e a tutta una serie di manovre che permetteranno ad alcuni paesi in particolare di crescere e aumentare il loro prodotto interno lordo, il loro PIL, in maniera estremamente rapida in pochissimo tempo. In particolare stiamo parlando dei paesi con l'industria e economia capitalista che attraversano una grandissima crescita economica, il cosiddetto boom. Cosa succede nel boom? Innanzitutto aumentano i beni di consumo, cioè si cominciano a acquistare cose che non sono necessarie alla sopravvivenza ma che vengono consumate dalla popolazione. Perché tutto questo succede? Perché sul mercato, finiti i grandi investimenti militari degli anni precedenti, rimangono molti capitali da investire, che vengono appunto investiti nella produzione di questi nuovi beni che appunto servono a essere consumati dalla popolazione. Tutto questo è reso possibile anche da nuove forme di organizzazione del lavoro, su tutte lo vedremo la fondamentale la produzione in serie, cioè il fatto di produrre in catene di montaggio moltissimi prodotti tutti uguali, permettendo così di tenere contenuti i costi e avere più prodotto da vendere a una maggior quantità di popolazione. A questo concorre un aiuto proveniente dallo Stato. Nasce in questo momento il welfare state, cioè lo Stato sociale, lo Stato che offre un aiuto di carattere economico in particolare e di sostegno ai suoi cittadini, garantendo ad esempio l'accesso gratuito a servizi fondamentali come la sanità o l'istruzione obbligatoria. Tutto questo, cioè l'aumento della popolazione legato a un aumento dei salari aiutato anche da questo welfare state, porta a un aumento della domanda. La domanda confluisce nella società dei consumi. Società dei consumi che è fondata da una parte su quella produzione in serie di cui parlavamo, che permette di avere merci poco costose, identiche tra loro in grande quantità, e dall'altra parte ha una nuova arma di questi produttori, che è la pubblicità, che inventa nuovi bisogni, spinge la gente a acquistare determinati prodotti e così facendo genera questo circolo che porterà appunto alla società dei consumi. Veniamo però al nostro caso, cioè al caso italiano. Cosa succede in Italia? In Italia abbiamo visto nei video sulla guerra mondiale, abbiamo visto anche nel video sul 2 giugno, ci sono dei grandi cambiamenti anche di carattere politico. Nel 1948 la DC sale al governo e ci sale in maniera decisamente importante, con il 48,5% dei voti. L'approdo al potere della DC sposta l'Italia. Ricordate che con la conferenza di Yalta si era cominciato a dividere il mondo in est e ovest, l'Italia entra a tutti gli effetti nell'alleanza occidentale, entrando nella NATO, cioè nel patto atlantico con gli Stati Uniti nel 1949. Avvicinarsi agli Stati Uniti vuol dire poter usufruire degli aiuti che provengono dagli Stati Uniti con il famoso piano Marshall. Questi fondi permetteranno di ripartire con la ricostruzione di strade, con la ricostruzione delle ferrovie, la ricostruzione di case, con un programma, un piano di edilizia popolare che aiuta a dare la casa a molte persone meno abbienti. In questa fase storica, siamo tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50, l'Italia è ancora un paese in crisi. La disoccupazione è altissima, è al 10% nel 1950, il peggior dato di tutta la zona europea. Ma nel giro dei due decenni successivi l'Italia si trasformerà e diventerà non più un paese agricolo come era stato fino a quel momento, ma un paese industriale.
e il cosiddetto miracolo economico. Si considerano gli anni del miracolo economico quelli tra il 1958 e il 1963, cioè quando la produzione industriale italiana aumenta del 10% all'anno. Rispetto al 10% nel 1950, il tasso di disoccupazione scenderà nel 1963 al 2,5%. Tutto questo perché è possibile? Perché le industrie italiane cominciano a lanciarsi e esportare prodotti fuori dai confini italiani, tanto in Europa, dove nel frattempo era nato, grazie anche all'interesse, all'interessamento, all'azione dell'Italia, il mercato comune europeo, cioè il MEC, e nel resto del mondo. Sono gli anni in cui il Made in Italy approda con il design, con la costruzione di certi oggetti per l'uso comune, ma che diventeranno vere e proprie icone di questo periodo storico in tutto il pianeta. Non bisogna però cadere nell'inganno che lo sviluppo sia uno sviluppo universale in Italia, cioè che ovunque l'Italia si sviluppi allo stesso modo. Lo sviluppo è in realtà abbastanza diseguale. Se ne guardiamo dov'è che l'Italia si sviluppa davvero, si sviluppa nelle zone dove sorgono le industrie, nel nord, e in particolare in una zona del nord che è il triangolo industriale, quello che abbraccia idealmente le tre grandi città di Genova, Milano e Torino. Fuori da questo triangolo industriale la situazione è più difficile, anche perché lo Stato investe in infrastrutture, in particolare in settentrione, in particolare in questa zona, e toglie all'agricoltura delle risorse che vengono portate alle industrie. Questo fa sì che le zone agricole si depotenzino, molta gente si sposta dalle campagne alla città, e a pagarne soprattutto il sud, prevalentemente agricolo, che vede un proprio vero e proprio spopolamento, con moltissimi che emigrano dal sud al nord per cercare fortuna nelle città industriali. Questo squilibrio, lo vedremo, sarà uno dei tanti squilibri causati da questo rapidissimo boom, da questa rapidissima crescita economica. La crescita economica, che non è solo però economica, cioè non si vede solo per il suo impatto nel mondo economico e nel mondo politico, ma anche nella vita di tutti i giorni. Cambiano le abitudini. Le case degli italiani si riempiono di oggetti che per noi oggi sono di uso comune, gli elettrodomestici, il telefono, la televisione. Gli italiani cominciano ad avere dei veicoli che per noi oggi sono di uso comune. Basti pensare alle automobili, che fino a qualche anno prima erano dei beni di lusso e che grazie a veicoli come le Fiat 600-500 diventano auto per tutti. Prima ancora delle automobili, il vero veicolo che sposta gli equilibri, che porta la mobilità di una grandissima fetta della popolazione, è il ciclomotore, con i due veri e propri simboli dell'Italia del boom, che sono la Lambretta e la Vespa. I mezzi di trasporto, anche in questo caso, cambiano le abitudini degli italiani. Il potersi spostare fa sì che diventi un'abitudine la gita fuori porta e d'estate la vacanza al mare e in montagna, così appunto come le conosciamo oggi. Intanto l'Italia si stava avvicinando agli anni 70 e questo percorso di avvicinamento porta a galla, come lo dicevamo, tutta una serie di problematiche. Emergono dei forti problemi sociali perché, come abbiamo visto, l'evoluzione economica, il boom economico, non è qualcosa di universale e che abbraccia completamente ogni realtà del nostro paese. Questi squilibri portano a diseguaglianze di reddito, cioè ci sono dei molto ricchi e dei molto poveri, e spesso questa differenza di reddito porta a un accesso differenziato all'istruzione e via dicendo. È a partire dal 1962 che si cominciano a fare delle manovre per risolvere questa problematica. 1962 è un anno importante perché sale al potere il governo Fanfani, che è un governo di coalizione tra un partito di centro, cioè la DC, e un partito di sinistra, cioè il Partito Socialista. Entrambe queste forze coalizzate si propongono, insieme ai sindacati cattolici e ai sindacati socialisti, di migliorare la vita dei lavoratori. Nel 1963 succede un altro episodio, un altro momento molto particolare, dal momento che viene varata la riforma della scuola media unica, una riforma importantissima nel campo dell'istruzione, dal momento che rende obbligatorio e uguale per tutti il triennio delle scuole medie. Un passo in avanti, uno dei tanti passi in avanti che stanno contribuendo in questo periodo a rendere l'Italia un paese moderno. Un paese moderno nel mondo fuori dalle case, ma anche nelle case, con, soprattutto negli anni 70, tutta una serie di manovre che cambiano i rapporti all'interno delle famiglie. La prima legge importante varata nel 1970 è la legge che autorizza il divorzio. Seguirà nel 1975 un'altra importantissima legge, che è la riforma del diritto di famiglia. Questa riforma che cosa fa? Riconosce a entrambi i coniugi gli stessi diritti e gli stessi doveri nel matrimonio e nell'educazione dei figli. E in pratica pone su un piano di parità la moglie e il marito. È un momento molto importante, anche perché ancora oggi vediamo che ci sono delle battaglie per cercare di portare avanti l'uguaglianza tra i sessi, e questo è un momento molto importante nella storia del nostro paese, perché appunto contribuisce alla modernizzazione del nostro paese.
nel 1978, in questa sorta di trittico di grandi riforme sulla famiglia, però varata la legge che autorizza l'aborto, un'altra legge che arriverà al termine di un'importante battaglia. Abbiamo così provato a fare un quadro dell'Italia del boom economico. Un boom economico che, abbiamo visto, si concentra nel 1958-1963 e che continuerà almeno fino all'inizio degli anni 70, con un nuovo momento di crisi, la crisi petrolifera del 1973, cambierà nuovamente le carte in tavola. Ma di tutto questo parleremo in un altro video. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!